Il nostro gioiello, il nostro prodotto principale, la Belle per Knolle, è un formaggio molto particolare a latte crudo. La produzione parte prestissimo la mattina dal contadino. Lui, subito dopo la mungitura, aggiunge i fermenti lattici e il calio e comincia la produzione del formaggio. Nell'impastatore Peter aggiunge il suo segreto, è una miscela di sale dell'Himalaya e aglio fresco, aglio della Svizzera che coltiva il fratello di Peter vicino di noi. Dopo l'impasto la massa diventa versata in un tipo gigante sac à poche che fa delle paline di formaggio fresco che diventano formato poi a mano e arrotolato nel pepe. È importante che il pepe è macinato fresco fresco, così c'è tutto il sapore del pepe dentro. A questo punto la pallina di Belle per Knolle fresco è pronto per essere stagionato. Questa stagionatura è qualcosa tra stagionare e essiccare. Ci vogliono 3 a 4 mesi in una cantina speciale dove si può essiccare lentamente e dove non possono crescere muffe. Quando la farina è bello duro è pronto per essere impacchettato. L'impacchettamento è sempre a mano, abbiamo delle ragazze del paese o del villaggio e soprattutto a Katy che dà un grande mano a impacchettare le Belle per Knolle. Questo tipo di filtro di latte che è così è possibile per la pallina di respirare. È molto importante non impaccarla sottovuoto o qualcosa del genere perché ha bisogno di aria. Noi diciamo che si può tenere per 3 mesi, ma dura anche di più.